Vedi, sono divertiti, guarda, guarda. Devono essere almeno in due. Senti, oltre a questo omicidio, ci saranno altre notizie? Ah, no, niente di importante. Cioè, la protesta di un gruppo di terremotati al comune, lo sciopero di un istituto professionale. Non può capire, solo adesso non sale. Fammi un pezzo, 40 righe e basta. Di che ti occupi? Torre Annunziata. Ma tu non sei di Torre? No, sono di Napoli, vengo dal Vomero. Per lavorare in questo giornale o conosci qualcuno o stai fresco? Tu vuoi conoscere la verità su Torre? No, io non voglio conoscere tutta la verità, ma mi piacerebbe poterla scrivere, però. Con quell'articolo ci ha buttato addosso la calunnia dicendo che noi siamo infami e per questo si deve essere puniti. Gianca, senti, tu ti ricordi quello che ti ho detto qualche giorno fa al telefono? Non ti tenere niente per te. E se lui ha le prove, le tiri fuori! Credo che l'unico modo per sbatterlo fuori sia dimostrare che prende i voti della camorra. Potere scambi. Proprio quello. Ci sarà un modo per buttarlo fuori a questo, no? Sì, effettivamente negli ultimi tempi sta esagerando un pochino. Secondo me a Napoli darebbe meno fastidio. Io vado al bar, vuoi venire a prendere un caffè? No, ti ringrazio, vorrei finire quest'articolo. Spiega qualcosa che non va. No, no, perché sto trovando una chiusura. Ecco qua. Finito? No, finito no, ma quasi. Io devo andare a Napoli, non c'è un minuto di tempo.